Venuto a trovarci in redazione Adriano Bologna, che è un cultore appassionato di storia antica, di storia preromana e che ci mostra tra l'altro alcuni reperti in suo possesso, spiegando l'origine degli stessi e altre interessantissime nozioni e notizie di carattere storico che è bene fargli dire personalmente. Allora, Adriano, da dove partiamo? Allora, carissimo Orazio, partiamo dall'ultima domanda che mi hai fatto nell'ultima volta che ci siamo incontrati circa 6 mesi fa. E cioè, la tua domanda era: quale prova ho io oggi o ai tempi avevo per dimostrare la presenza degli Oschi nel nostro territorio? Cioè che i nostri padri definitivamente sono stati gli Oschi, o meglio, Osci. Ci tengo a ricordare che praticamente sul nostro territorio ci sono state, a livello archeologico, praticamente sono state trovate le testimonianze più essenziali, e solo nel nostro territorio. Per esempio la tabula Agnonensis, una tavola in bronzo trovata in un terreno tra Castiglione Messermarino ed Agnone, che attualmente per me è inspiegabile, si trova in un museo di Londra, dove venivano in un posto, cioè dove si capisce chiaramente che in un posto unico venivano venerati più dei, ed è la tavola è scritta insomma in alfabeto osco, che praticamente è l'alfabeto più antico d'Europa. E proprio nella nostra zona sono state, cioè le scritte in alfabeto osco sono in alfabeto Tosco, sono proprio le scritte trovate nella nostra zona, e solo nella nostra zona, in nessun'altra parte d'Europa sono state trovate. Poi la tavola, per esempio, la tavoletta di Punta Penna, oppure per esempio la chiave dedicata alla Dea Venere di Tufillo, oppure la tabula frentana che dagli archeologi di Federico II circa nel 1200 venne trovata nei pressi di Istonium, cioè sul testo la censura osca, di Oschi Censur, è un testo in tedesco, si parla di questa tavola trovata dagli archeologi di Federico II, che venne trovata nei pressi di Istonium, quindi che pure inspiegabilmente si trova nel museo Puškin di Mosca. Quindi praticamente noi siamo i figli della Repubblica Osca, la Repubblica Osca che inizia la sua, che risale persino a 1500 a.C., è la prima forma di repubblica della penisola italica e non solo, la prima forma di repubblica a livello europeo. Sulla tavola di Istonium di Federico II sono riportati pure i nomi dei censori, quindi ne parla la censura Osca, questo testo antichissimo che risale a circa 200 anni, 200 anni dopo Cristo, scritto da letterati tedeschi, ne parla in modo specifico, sono pure riportati i nomi dei censori, quindi fu la prima forma, 600 anni avanti Cristo fu la prima forma di repubblica, che poi venne ripresa pure da Roma. Io davanti a me ho dei reperti da me trovati presso Carpeto Sinello a Colle Casale, in parte a Colle Casale, in parte sul Colle Pistillo. Sono per esempio, secondo me questa è una delle prime monete coniate a livello, insomma, circa 600, dovrebbe essere circa 600 anni avanti Cristo. Il fatto che riporti la prua. È riportata la prua di una nave, come tu puoi vedere se guardi, c'è la prua di una nave, e mi ha fatto ricredere sulla provenienza degli Oschi, perché io pensavo fosse un popolo indo-europeo sceso dal nord delle Alpi, ma attraverso questa moneta, attraverso questa moneta, cioè, penso che molto probabile, cioè, che ci sia pure la possibilità che siano venuti dal mare, cioè per esempio dalle parti dell'Oriente,
dell'Avanti Oriente, insomma, parte la Turchia oppure Turchia, Iraq, quelle zone là, insomma, può darsi che questo popolo avevano le origini. Cioè, da dove erano le origini di questo popolo non è facilmente, non è in assoluto, non lo si può dire in assoluto. Comunque la certezza assoluta è che sono vissuti, cioè sono stati i nostri padri praticamente, prima dei Frentani e dei Sanniti, sono stati i padri dei Frentani e dei Sanniti. Questo lume è stato trovato da me in una tomba, praticamente dimostra che era molto semplice, però è molto, cioè dimostra l'effettività, perché lo si riempiva molto probabilmente con un olio. In questo buchetto veniva messo, per esempio, molto probabilmente la lana delle pecore, degli animali attorcigliati con un po' di, per esempio, di grasso appunto degli animali stessi, e molto probabilmente dava luce per più ore, dava luce, insomma. E l'ho trovato pure nella tomba, quindi c'era pure a livello di. Pensavano che la vita continuasse anche nell'aldilà, perché. Se il morto aveva bisogno di luce, quindi pensavano, la credenza era che l'uomo continuasse a vivere anche dopo la morte. Questo è il coperchio di una tomba, però di stile, diciamo così, del periodo frentano, che però molto probabilmente venne ripresa pure dal tipo di sepoltura degli Oschi. C'è indicato il cerchio della vita del defunto, un cerchio. Tagliato, cioè finito a metà, quindi molto probabilmente se la vita media di un osco o di un frentano era di 45-50 anni, molto probabilmente è morto molto giovane, all'età circa di 25-30 anni. Tu basi questa tua teoria su una serie di ricerche, diciamo, empiriche che personalmente stai conducendo, ma non ritieni di doverti confrontare con quella che è, per così dire, la cultura ufficiale, espressione del territorio? Io stesso conosco vari docenti, collaboratori e studiosi, anche antropologi dell'Università dell'Abruzzo, che hanno evidentemente un altro tipo o una cognizione parallela a quello che dici, e che potrebbero insieme a te, diciamo, avviare un dibattito, perché in effetti sugli Oschi non si è detto molto, e sulla presenza loro nel nostro territorio la cultura ufficiale non è pronta a giurare come te. Certo, ci stanno delle dimostrazioni, delle testimonianze, come la famosa chiave di Erentas che tu hai citato qui vicino a Tufillo, ma per il resto non tutti la pensano come te. No, carissimo Razzo, non sono d'accordo, perché non è questione di pensarla o meno come me. Ci sono le prove archeologiche chiarissime. Ripeto, la Tabula Ionensis è scritta in alfabeto osco ed è l'unico ritrovo, cioè prima non c'è stato nessun altro ritrovo, è proprio solo nella nostra zona. Cioè non può essere un caso il fatto che la Tabula Ionensis, oppure la chiave di Tufillo, oppure la Mangiare. punta penna, la tavoletta di punta penna, la tabula di Stonium, cioè nel giro con un'area che va, insomma, di pochissimi chilometri, sono stati 4-5 reperti molto, insomma, mo molto chiari. Quindi non può essere, non è in discussione, non è se gli Oschi siano vissuti veramente da noi o meno, bensì adesso il mio studio, per esempio, si dirige sul capire il tipo di cultura che avevano, oppure il tipo di attività che svolgevano, che molto probabilmente era la pastorizia. Però da questa moneta, dove c'è la prua di una nave, fa pensare che capissero pure il mare, oppure la pesca. Devo dire che nei pressi di Carpeto, dove io sto facendo degli scavi attualmente, su un posto che si chiama Colle Casale, molto probabilmente gli Oschi lavoravano il metallo, cioè il quarzo, perché sulla strada provinciale che porta a Guilmi, su una gola, chiamata appunto Colle Casale, vi sono
ho ritrovato delle strutture che fanno pensare, per esempio, al lavaggio dei metalli. Infatti, gli antenati, diciamo, gente, insomma, fino adesso morta, però fino a 100 anni addietro, parlavano di una cosiddetta pietra volante. Era un masso grandissimo con una forma rotonda e con una superficie piana, sulla quale gli oschi mettevano dei piccoli sassi che prendevano da questo filone contenente quarzo, lo tritavano e poi ho ritrovato la struttura, per esempio, di una fontana che ha una parete di circa 6-7 metri quadri, dove adesso è essiccata, però sicuramente 2000 anni fa dava molta acqua, cui lavavano la superficie poi di questo grosso sasso, e la polvere di pietra spariva, rimanevano i granelli di quarzo oppure di ferro. E molto probabilmente in quel periodo il metallo doveva essere molto, cioè aveva un valore molto alto, perché, per esempio, guardiamo questa moneta è stata per esempio tagliata, cioè venivano venduti, avevano anche la possibilità, ci fa pensare che avevano anche la possibilità di pesare in modo molto preciso, perché questa è stata tagliata e venduta solo a pezzettini, oppure per esempio le superfici sono allisciate attraverso strofinando, praticamente venivano venduti pure i granellini di metallo che ne uscivano fuori, praticamente. Cioè il metallo doveva avere un valore eccezionale, perché per esempio per avere uno scambio di merci, se il valore della moneta era molto alto per la merce che si aveva, si tagliava, insomma, si levava pochissimi grammi, come in questo caso. Oppure c'è anche un'altra moneta dove si vede che è stata una parte è stata tagliata, quindi il metallo aveva un valore altissimo. E quindi a Colle Casale, qua nei pressi di Carpineto, appunto, c'era, a mio avviso, questa forma di ricerca del metallo, cioè di estrazione del metallo dalla roccia, che lo praticavano gli oschi in età remotissima, quindi già 1500 anni avanti Cristo. E a tutt'oggi scorre il torrente proprio parallelo a quella gola che si chiama Torrente Ferrato a Carpineto.